Chiamiamo Rogue. Vediamo se le va di uscire. Dimmi. Johnny vorrebbe invitarti a un appuntamento. Che ne dici? È Johnny a chiedere. Non sei tu. Johnny. Johnny. Sei tu quella che diceva di poterci distinguere senza problemi. Esatto. Ok. E dove andiamo? Tu dove vorresti andare? Al Silver Pixel Cloud di Nortuk. Ok. Passo a prenderti all'Afterlife. Ok. Come vuole lei, signorina. Rug, mi sono dimenticata di dirti, passa di sera, adesso ho altre cose da fare. Sono le 22:55, quindi direi che è un buon orario. Pensare che una volta all'Afterlife non ci potevi mai entrare, e adesso siamo sempre qui. Ehi là, sei pronta? Kang ti deve portare in giro come esca. Dovrebbe essere un complimento. Gli sembri diversa. Provaci ancora. Forse la terza volta avrai successo. Ehi Rogue, sei pronta? Ancora, tu? Sì, ancora, io. Dov'è Johnny? Non è venuto alla fine. Ci raggiunge dopo, sono solo l'autista, sei splendida. Sei davvero... wow. È il wow di Johnny o il tuo? Quando arriva? È il mio, tranquilla. Io sono solo l'autista. Sono solo l'autista. Vedo che lo tieni al guinzaglio corto. Molto saggio per essere così giovane. È la Porsche di Johnny. Sì, è la sua macchinina, ti piace? Dove l'hai presa? È in quel container. Quello di cui parlava Grayson. Quello che gli ho fottuto. Ok. Ho un sacco di ricordi di quest'auto. Andiamo. Sono contento che ti piaccia il fatto che io abbia portato questa macchina. È il tuo preferito? Una volta, probabilmente. Non ci vado da secoli. I drive-in sono passati di moda un secolo. Ma il Silver Pixel è ancora lì. Meno male, dai. Sembra un posto fico per un appuntamento. Lo pensavo anch'io. Per questo ho suggerito a Johnny di portarmi lì. Un milione di anni fa. Quindi non è stata una sua idea? Certo che no. Ovviamente. La sua idea di serata romantica consisteva nel far saltare la rasaca. certo. Dai, tutti abbiamo il nostro modo di pensare romantico, su. D'accordo. Dimmi che sta succedendo. Davvero. Che vuoi dire? Esatto. Johnny non fa mai niente senza secondi. Quindi, a cosa mira stavolta? Stavolta nulla. Johnny è cambiato. Vuole davvero trascorrere un po' di tempo con te. Niente trucchetti né secondi fini. Esatto. Certo. Questa volta credo di avergli messo un po' la testa a posto, dai. Forse come diceva lui, io sto diventando come lui e lui sta diventando come me. Chi lo sa? Sto ancora elaborando la cosa. Un Johnny Silver and altruista. Pare che tu abbia un'influenza positiva su di lui. Esatto, come lui c'è la negativa su di me. Chissà se il drive-in è veramente lì o è rimasto solo polvere e cenere ormai. Ci siamo. Eccoci qua. Con molta fatica. Cazzo, non ci credo. Sono proprio passati anni. Te l'avevo detto. L'hanno chiuso davvero una volta per tutte. No. Prova a entrare. Assolutamente. Non possono fermarci. Ti abbiamo chiesto un appuntamento. D'accordo. Fa quello che vuoi. Ah, ma posso... ho appena... Ok, questa deve essere la password. Oh. Sembra che vedremo davvero un film. Ho appena scoperto una cosa. Posso accendere e spegnere le luci col quadrato. Ma pensa un po' che figo. E da qualche parte ho già trovato il codice. Incredibile. Probabilmente nei miei lunghi e immensi giri nelle terre desolate di questo posto. Ok. Vabbè, un po' di soldi abbandonati qui. Dicevamo, codice 00. Se riesco, 00. E dai. Pronto, andiamo. Ben fatto. Prova. Dovrò andare ad accendere il proiettore, vero? D'accordo. Trova dei posti, lei. Si siederà in quella macchina, secondo me. Ok, controlliamo il proiettore. Secondo me si va a sedere in quella macchina comodamente messa lì in mezzo. Allora. L'ingresso è qui. Ma dai, Johnny, davvero? Interessante.
Bushido X. Sembra che abbia trovato il proiettore. Dov'è? Per caso hai idea di come farlo funzionare? Se mi dai un attimino, provo a guardare. Prima fammi rapinare questo povero posto rimasto senza veramente più nulla in giro. A parte qualche piccolo oggetto che venderò probabilmente. Lo vedrai tra un secondo. Vediamo. Ma guarda, in programmazione Bushido 10. Perfetto. Il più è che funziona ancora con una qualità incredibile. V, siamo in un drive-in. Il film è l'ultima cosa che conta. Johnny, mi serve solo un po' di rumore di sottofondo. Sangue, tette, violenza. Quel genere di cose. Johnny, allora Bushido andrà benissimo. Vuoi limonarti Rogue? Da qui in poi ci penso io. Eccolo, ti pareva. Ok, divertiti. Divertitevi, ragazzacci. E non fate tardi, mi raccomando. È entrato realmente dentro di me? Ma dai. Abbiamo preso i posti migliori. Ci credo. Wow, che grande film. Oh, che caruccia, Rogue. Te lo immaginavi così questo appuntamento? Quindi è così che si fa. Quindi è così che si fa. Rogue, non ho più bisogno del mondo, ma ho bisogno di te. John, mi sbagliavo su di te. Ed è un vero peccato. Te lo immaginavi così questo appuntamento? Te la immaginavi così la serata? Sapevo che le cose sarebbero dovute cambiare se avessimo voluto uscire insieme a vedere il film. Ma non immaginavo che sarebbero cambiate tanto. Dopo 50 anni, ci credo anche io. Fingiamo che sia ancora il 2015. Sei anni fa. E io non so ancora che razza di bastardo sarei. Certo, diciamo che ti ho invitato qui a portarti a letto. Mi piace la Rogue del 2077. Ma a me piace la Rogue del 2077. Una versione notevolmente inferiore. Ma no. Ok, diciamo che è il 2015. Se potessi rivivere il passato, che cosa cambieresti? Qualcosa? No, non ho fatto nulla che non rifarei. Ucciderei Smasher, farei di tutto per non perderti. Credo che mi farei Carrie. Farei di tutto per non perderti. Farei tutto il possibile per non perderti. John, io... Ehi, che succede? Niente. Ho avuto parecchio tempo per pensare mentre eri morto. Mentre ero sopito. E tutto il resto. L'importante è che io sono qui con te, mia cara. L'unica cosa che conta è che sono tornato con te. E credo sia meglio di qualsiasi sé. Questo è vero. Non sarà per sempre, ma almeno ora sono qui. Più di quanto sperassi. Comunque, più di quanto sperassi. Rogue. Il mio tempo è contato e il mio corpo preso in prestito. Ma sono qui. Oh. Ma che carino. Johnny? Cosa tocchi? Oh, che bella inquadratura da vicino. Ti prego non dirmi che devo censurare anche questa scena. L'altra volta è stato difficilissimo con Alt censurare tutto. È stata un'impresa, mi ci è voluta un'ora e mezza solo per quello. Chissà da quanto aspettava questo momento lei. Intanto i vestiti di Johnny già ce li abbiamo, quindi. No. Ok, finché siete ancora vestiti, ragazzi, va bene. Nel momento in cui dovrete togliervi della roba, inizierà il duro lavoro per me. Dai, finché fate petting a me va benissimo, sappiatelo, eh. Finché fate così mi va bene. Johnny, non posso. Lo immaginavo. Intendi nei confronti di V, lo capisco, pensavo che volessi anche tu. Lo capisco fra tutti e due in realtà, non lo so.
Lo capisco. Sì, lo capisco. No, non capisci. Immaginavo l'avrebbe detto. Mi sono sforzata di fingere che non fosse cambiato nulla. Di fingermi la stessa Rogue che conoscevi. Ma non è così. Sono persino riuscita ad autoconvincermi per un po'. Torno per conto mio. Rogue. Rogue. Esatto. Cazzo. Quel tizio lì sembra Duke Nukem comunque. Prendi la pillola. Un fine serata. Un po' triste, devo dire. Perché tu sei seduto e io sono a terra? La Rogue se n'è andata. Già. Immagino non sia andata bene. Per cosa avete litigato? Non sia andata bene, eh? Immagino non sia andata benissimo. No. Doveva essere una bella serata al drive-in. Ora è incazzata e non vuole neanche dirmi il perché. Qualche ipotesi? Hai qualche ipotesi? Ricordi Grayson? Quello che ha detto? Quanto sembrava strano. Non direi strano. Lui la provocava. Sembrava che ci fosse qualcosa. Sembrava che qualcosa sapesse. Devo rifletterci su. Intanto portami a Northug. Questo dovrebbe aiutarti a capire Rogue. No, Kerry. Te lo spiegherò quando saremo lì. Ok, una rimpatriata con i samurai. Sì, effettivamente non sembrava male. Eccoci arrivati. Davanti alla scritta di Northug. E Judy, ciao. Aspetta. Ehi, Jude, come va? Come al solito. Tu? Ho visto giorni migliori. Ho visto giorni ora migliori. Ora ti rispondo, Johnny, dammi un attimo. Come sempre. Mi hai chiamato solo per vedere come stavo? Non solo. Volevo chiederti. Ti pareva, quando mai? Dammi un secondo, Johnny, certo, chiedi pure. Certo, chiedi pure. Con te non ci si annoia mai. La gente interessante non si annoia facilmente. Questo è vero. Con te diamoci una mossa. Ma ora un attimo, Johnny. Ci siamo fatti i pompini a vicenda, che succede? Posso dirti soltanto l'essenziale. Questa particolare missione non richiede armi. Soltanto una mossa. Oh, si va in acqua. Ci sto. D'accordo, ci sto. Ma ti avverto, sto alla grande con addosso una punta. La diga oltre Rancho Coronado. La conosci? Sì, abbastanza. Certo, quindi? Un piccolo capanno abbandonato sul lago. Incontriamoci lì. Un attimo, Johnny. Ok, è un appuntamento, ci vediamo lì, mi spiace non ho tempo. Ok, ci vediamo lì. Tutto chiaro, ci vediamo lì. Ciao, ciao. Ciao, Judy. Eccomi qua, scusami, Johnny, dicevamo? Beh, che ci facciamo qui, di preciso? Ho sentito che Kerry si è fatto una reggia. Che se la passa bene. Là sopra? E dov'è che l'avresti sentito? Qua e là, in città. I Quotifax sono pieni di storie su di lui. Ma già, tu non c'eri. La tua seratuna libera. Che c'è? Vuoi fargli visita? Sì. Sì, tanto vale farlo adesso. Perché no? Quindi vuoi che faccia visita? Non ti... Quindi dovrei fare visita a Kerry, guardarmi in giro e criticare le tende? Sai cosa scrivono di lui? Che è depresso e ha cercato di suicidarsi. Oh no! Cos'è? Hai paura che possa farsi del male? Chi lo sa. Ad ogni modo potrei dargli qualche consiglio. Stai dicendo che vuoi andare di persona? Che devo lasciarti di nuovo il controllo? Sì. L'ultima volta mi sono comportato bene, no? Credo di essermi meritato un'altra libertà. Con Rogue. La volta prima non tanto, signorino. Ma voglio prima sapere cosa aspettarmi. Non esiste affatto eccezione con Rogue. Ok, vai. Ok, ma prima voglio sapere cosa vuoi fare. Niente di stupido, promesso. Voglio solo vedere come se la passa. Ok. Pensi di dirgli che sei tu? Potrebbe avere già i suoi problemi. Forse non è il momento migliore per incasinarlo ulteriormente. Questo è vero. Sì, Kerr ha sempre avuto i suoi problemi. Per questo andavamo d'accordo, nonostante tutto. Dopo che si è fatto un po' più sulla scala buona. Con delicatezza. Ma prima dobbiamo entrare in casa sua. Ok, dimmi quando vuoi prendere il comando. Ok, con il doppio salto non penso ci saranno mai problemi.
Eccoci arrivati, non è stato difficile. Un po' di salti qua e là e puff, eccoci qui. Credo di esserci già stato qui, forse. Non lo so. Fatto sta che è meglio andare sul sicuro e non farci vedere. Mal che vada, rallentiamo il tempo. Quella. Peggio di un cazzotto in un occhio. Qualcosa da giustificare questa pacchianaggine. Intendi la casa o il casino che c'è in casa? Ehi, lì ci sono appese un bel po' di chitarre. Collezione fantastica. Alla faccia della collezione. Beh, ora sono colpito. Ai tempi dei samurai ne ho usate alcune di queste. Davvero? Quale di preciso? Quale di più dell'altra? Astral Rock, Balalaika, Astral Rock. Questa non riesco. Quanto costa quella? Chitarre come questa costano molti eddi. Scordatela, non fa per noi. È la preferita di Kerry. Chissà perché lo immaginavo. E questa infine? Un'altra Astral Rock, perfetto. Oh, guarda, qui ci sono gli album invece. E questo? Second Conflict. Kerry ha sempre scelto dei titoli kitsch. Pare che non sia affatto cambiato. Questo quindi l'ha fatto dopo di te. Questo è Blister in Log. Un nostro vecchio singolo. Non so perché Kerry conservi merda simile. Perché sono belli, dai. Questo mi dice qualcosa, Cipinin. Okay. Questo lo conosco persino io. Un vecchio classico. Ovviamente. Ed era il nome dell'altra missione. E anche Never Fade Away. Never Fade era il nome della missione con con la ragazza scomparsa. È questa. Ah, ecco perché gli hai dato il nome di questa missione, allora. Perché è la tua preferita. Ah, la meravigliosa farfalla Kerry che emerge dalla crisalide dei samurai. Ah, interessante. Quella, bella macchinina. Questa è fantastica, glielo concedo. Eh beh, certo, dai, almeno qualcosa. Si siederà qui a pensare, a che cazzo mi serve tutta questa roba? Più che altro, a cosa ti serve tutto questo spazio vuoto? Si è tolto i vestiti, starà in doccia. Sembra che stia facendo la doccia. E da solo. Il che è un bene, credimi. Ok, lascia che ci pensi io. Lo convincerò. Dove sei? Eccoti. Prendi una delle pillole speciali di Misty. Forza. Ok, va bene. Ok. Il punto è... Un guasto. Ah. Molto meglio. Il punto è che secondo me se ne prendiamo troppe, prima o poi lui prenderà il controllo veramente. Cioè, non volontariamente. Never Fade Away. We lost everything. La sua preferita. E tu chi cazzo sei? Ma che cazzo sei? Continua a suonare. Quanto cazzo è cambiata? Ok. D'accordo. Johnny. Kerry. No. No. Guarda che sorriso. Cazzo del cazzo. Aspetta. Continua. Cosa mi ha detto Silverhand prima di morire? Ti ho detto un bel po' di roba. Di lasciare i samurai. Di lasciare i samurai e diventare solista. Evidentemente avevo ragione, come sempre. Johnny Silverhand, cazzo. Cazzo. Insomma, ma come? Reincarnazione. Figlio di puttana. Aia, che male. Guarda che questa faccia mica è mia, eh. Fai okay, attenzione. Mi aspettavi. Capisco. Al contrario, cazzo. Erano 50 anni che volevo farlo. C'hai ragione anche tu. Vedo che sei cambiato. Hai un nuovo stile. Cerchi di seguire la moda. Ti trovo bene. Ah beh, neanche tu sei tanto male. Merda. Johnny. Oh cazzo, devo bere. Forza. Dai. Dimmi. Perché hai l'aspetto di un pezzente dell'afterlife? Questo è via, e dimmi che è successo alla tua gola. A patto che tu mi dica cosa hai fatto alla gola.
Ti lamentavi sempre che ero stonato? Ma dai. Un posticino. E non hai ancora visto nulla. Davvero? Mi sembrava di aver visto abbastanza, io. Mi sono trasferito dopo il quarto album. A quanto pare ha venduto bene. Vaffanculo, Johnny. Non cominciare. Quella è una spada? O è una mazza? Qual è la tua etichetta? Merda. L'Arasaka. La mattina registro nel loro studio. E la sera Iori passa da me per una cena tra vicini. E qual è la tua vera etichetta? La MSM Records. Un altro pilastro della società. Forza, sediamoci. Raccontami dove sei stato finora. Dentro un chip. Vivi da solo? Vivi qui tutto da solo? Ah. Ho il mio cuoco, Ariel, ma oggi è via. Miche... Ma che sto... Non sono affari tuoi, Chum. Siediti. Quelle sono patate. Ok. Preparati ad una lunga storia. Una lunga e grossa storia. Che sia tragica. Triste come il corso di questi cazzo di anni. Ovviamente. Se scopro che li hai trascorsi tra i nomadi, sulla strada con il vento tra i capelli, o a rilassarti in orbita, e che adesso sei tornato solo per rendermi di nuovo la vita un inferno, beh, vado fuori di testa. Tranquillo, non è così gioiosa. Giudica tu stesso. Ascolta, giudica tu stesso. Oh, cazzo! Ricordi? Quell'unica volta che Henry è arrivato sobrio e completamente pulito. E ha suonato di merda. Almeno Danny era felice. Wow! Col senno di poi erano bei tempi. A rivederli ora. Erano davvero bei tempi. Bel video! Suonavamo in bettole infestate dai topi. Litigavamo prima di ogni concerto. Non sapevamo cosa volevamo suonare e non avevamo neanche un Eddie. Nancy maniaca del controllo. Henry puzzava di zappere e piscio. Io ti rubavo sempre i pantaloni. Davvero bei tempi. Quella voce sulla depressione vera. Senti, senti ancora gli altri? Senti ancora gli altri della band. Solo Nance ha cambiato nome in Bess Isis. Lavora per NG. Ah, mi ha chiesto anche una missione, tra l'altro. Potrei cercare Danny e Henry, se vuoi. Vuoi ricreare la band? Ti stai fissando sullo schermo, eh? Potremmo riunirci, sai, per una jam session. Vorresti riunire i samurai? Vorresti riunire i samurai? Sì! Mi sembra una buona idea. Potremmo... fare un concerto in qualche bettola dove nessuno ci riconosce. O davanti alla Arasaka come l'ultima volta. Devo pensare alla mia reputazione. Ok, perché no? D'accordo, perché no? Sì, cazzo! Ok, ti mando il numero di Nancy. Io cerco Harry e Danny. Ok. Se non ci sarò, parla pure con me. Certo, voi due andate d'accordo? Abbastanza. Il ragazzo mi adora. Sì, come no. Come tutti. Ok, chiamo Nancy. Come io. Wow, wow, wow. Che è successo? Quale pillola abbiamo preso? Aspetta. Johnny, tutto ok? Mica tanto. No. Ah, tu devi essere V. Johnny mi ha detto che sarebbe potuto succedere. Vi siete divertiti? No. Vi siete divertiti? Beh, vi siete divertiti. È disapprovazione quella che sento? No, per niente. Su, siediti un attimo. Riposati. Non preoccuparti di niente. Grazie, Kerry. E la storia del concerto? L'hai sentito? Ho sentito qualcosa. E allora? Vuoi vedere i samurai dal vivo? Non credo che avrai altre occasioni. Vorrei avere un video dove io che suono. Dovesse finire come è successo con Rogue. D'accordo, chiamo Nancy. Ok, chiamo Nancy. Sì, cazzo. E vai. Sì, cazzo. La nostra piccola avventura mi ha ispirato. Oggi ho pubblicato la mia prima BD. Grazie, non ce l'avrei mai fatta senza di te. Cosa?
Presto sarà ovunque, vedrai. Buon per te, Lizzie. Nancy Hartes. Chiamiamo Nancy Hartley. Nancy? Voglio dire, Bess. Bess Isis? Bess Isis? No, sono il suo assistente sottopagato e sottovalutato. Silver, N54 News, come posso aiutarla? Voglio parlare con Bess. Non è qui. Chiamo dalla residenza di Kerry. Chiamo dalla residenza di Kerry Urodine. Fico, ma Bess non è comunque qui. Ha detto che sarebbe rientrata 2 giorni fa. È andata al Totem Dance per scrivere un pezzo sui Maelstrom. Oh, ottimo. Chiami la prossima settimana, oppure guardi i notiziari. Se le succede qualcosa sarò il primo ad annunciarlo. Ecco perché mi ha chiesto di aspettare. Credo che dovremmo andare al Totem Dance. Dove sei? Ecco perché mi aveva chiesto di aspettare, perché non era ancora rientrata. Gira come rigira, alla fine Maelstrom ritornano sempre. Mamma mia, guardali là. Sempre belli sobri della loro ignoranza. La loro ignoranza di essere dei cadaveri. Ecco fatto. 56.000. Dicevamo. Cazzo, comincia ad avere tutto un senso. Ma dai. Ci sono solo tossici. Non si occuperebbe mai del Totem Dance. A parte. Forza, si sale. Va bene, arriviamo. Ehi là. Sto cercando una persona. Mi piace il tuo stile. Come va con Nancy? Tutto sotto controllo. Ci penso io, tranquillo, Kerry. Così mi piaci. Avevo anch'io un cromo simile. No, grazie. Mi fa piacere che ti piaccia. Cazzo, sì. Terzo piano. Premilo tu, non mi sento le dita. Tutti tossici qui. Siete dei simpaticoni. Ti piace il mio cromo, eh? Sono vestito come uno dei samurai. Per un attimo pensavo hai che questo. Ci sono i Tinnitus. Sono dei fratelli. Non mi conosco. Piace. Non conosco i Tinnitus. Pensavo che questo tizio mi avrebbe fatto un'imboscata, invece no, è simpatico, dai. Sentiamoci, mi raccomando, non fare cazzate. A dopo, fanatico. Entra pure. Ti mescolerai con la folla, vedrai. No, sicuramente. Ah, ma è carino. È una discoteca Maelstrom. Cazzo, il modo di assaltarci. Ricordi quel nastro dell'Holfoots? Oh, oh. Quello è il Chum che ha rubato lo Spider-Bot. No, 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 non sarebbe così idiota da venire qui. Ha ragione lui. Sei tu quello che... sì, ne vuoi un altro? Sì, perché? Ne avete un altro? Il primo l'ho dovuto buttare. Faccia di culo. Guarda un po'. Un'occasione per fare carriera. Levati dal cazzo, subito! È quello dell'Holfoots. Non sono cieca. Che cosa vuoi? Bess Isis, il nome ti dice qualcosa? Bess Isis, il nome ti dice qualcosa. Lavori con lei? No, devo solo parlarle. Ho saputo che è qui. Parlarle? Come no? Seguimi, vieni con me. Fate attenzione, eh. Vi faccio il culo a tutti qua dentro. Quando è tutto troppo facile non è mai una cosa buona, Vi. Questa cosa ormai l'abbiamo imparata. In effetti, dovrei ringraziarti. Davvero? Per cosa? Anch'io ci ho guadagnato dalla storia dell'Holfoots. Hai fatto carriera, vero? Mio. Bello comunque questo posto. Non mi aspettavo che i Maelstrom avessero una discoteca così carina. Ehi là, gente. Davvero? Vorresti suonare qui, Johnny? Se vuoi possiamo chiedere. Ve l'ho già detto io. Media musicale, sì, l'hai già detto. Che ne dici di cambiare di... Che cazzo di perquisizione hai fatto, Dondar? È riuscita comunque a chiamare aiuto! Merda. Quella è Nez. L'hanno conciata male. Non ho chiamato nessuno, non lo conosco neanche. Ma noi sì! E non permetteremo che la storia si ripeta! Oh! Maledizione. Volete fare a botte? Per te è finita. Ops! Sono anche migliorato rispetto all'ultima volta, sai? Ce n'è ancora uno? Dove sei? Più semplice di così, Nancy.
pezzo. Ecco fatto. Grazie. Visto? Di nulla. Andiamo fuori da qui. Allora, chi sei? Mi manda sì, Johnny. Mi manda Kerry Eurodyne. Kerry? Cazzo, non capisco. No. Devo aver passato troppo tempo con Patti paranoica. Vengo per i samurai. Parliamo dopo, ok? D'accordo. Squagliamocela. Seguimi, conosco l'uscita. Ma io vorrei farmi strada uccidendo queste persone. L'ascensore è laggiù. Andiamo. Ma perché dovremmo prendere l'ascensore? Ma scusami. Allora, tu fai attenzione, mia cara, che qui vorrei divertirmi un pochino. Ti dispiace, vero? Forza! Forza, forza! Venite! Ho una nuova pistola e non vedo l'ora di provarla. Sì, vi stanno massacrando e anche male. Vieni fuori, su. Ops. Addio la testolina. Facciamoglielo pagare. Via un braccio. Ok, me ne manca solo uno. Ed è lì all'entrata che mi aspetta. Ci vediamo nell'aldilà. Hai ragione. Ci vediamo all'inferno. Questa pistola non è male. Non fa tanto danno, purtroppo. Dove ti nascondi? 10.000 con un colpo alla testa. Come dicevo, non è tanto, non è poco, purtroppo. Nancy, tutto a posto? Perché l'ascensore è così lento in questa fogna? Chissà come mai. Oh, mi aspettavo un'imboscata. L'auto è qui fuori. Sì, se l'ascensore si decidesse ad andare. Tutto bene? Me lo stavo chiedendo. Ho avuto giornate migliori. Lo immaginavo. Quell'idiota era convinta che io fossi una dannata spia. Allora, punto 1. La roba di Johnny adesso non è più oggetto missione, quindi la posso droppare e a casa la mettiamo giù perché è peso inutile averne di più. Punto 2. La pistola qui, porca troia, è buona, ma non va bene, fa poco danno. Questa qua va bene, è troppo potente, fa 4.000 di danno. Questa credo che sia a livello di un'arma di livello 20. Se c'è modo di potenziarla in modo serio, intendo, questa pistola, proviamo a potenziarla, perché così in queste condizioni fa veramente poco. Ok, andiamo. Cazzo, spero che l'auto sia ancora dove l'ho parcheggiata. Speriamo che non te l'abbiano smontata. Per quale motivo sei venuta qui? Di qua, Volevo scusami. Scrivere un pezzo sulla musica del Totem Tanz. Wow. Non mi stupisce che Patricia non se la sia bevuta. E incredibilmente piove. La tua macchina ce l'aveva già quel simbolo dei Maelstrom sopra? Oh, porca puttana! Te l'avevo detto. Andare peggio. Puoi dire di avere un souvenir. Fanculo ai souvenir. C'hai ragione. Vado direttamente in studio di montaggio. Se vuoi parlare, vieni con me. Ok, spero vengo con te. Che questo macinino non ci ammazzi tutti. D'accordo. Allora che cosa vuole Kerry? Vuole riunire i samurai. Un unico concerto. I samurai non esistono senza... Silverhand esiste. Sostituirò io. Il concerto sarà in suo onore. Il concerto sarà in suo onore. Che cazzo gli è preso a Kerry? Pensavo l'avesse superata anni fa. Beh, immagino che non importi. Che ci guadagno? Ti ho appena salvato il culo. Ti ho appena salvato il culo, no? Potevi almeno aspettare che girassi qualche video. Patricia, che troia paranoica. Beh, ora è una troia paranoica morta. Ora incarica quell'altro, Royce. No, molto meglio di no, credimi. Guarda la strada, non guardare me. Ci siamo, scendi. Con calma, okay. Allora, il concerto? Di a Kerry che l'organizzo. Brava. Ti aggiorno. Ok, grazie. Grazie. Quindi ora dovremo chiamare Kerry, immagino. Ora chiama Kerry. Eccoti qua. Ok. Dove sei, Kerry? Ehi. Allora, com'è andata? Hai parlato con Nancy? Minchia. Ha persino detto che organizzerà il concerto. La solita maniaca del controllo. Magnifico.
Ho avuto qualche problema con il Maelstrom. Tu hai trovato il resto della band? Sei riuscito a sentire Henry e Danny? Finora solo Henry. Dunque, l'ho fatto uscire dalla riabilitazione. Ah. Grande storia, in effetti. Henry non sapeva che Danny è sempre stata qui, a Night City. Sta andando da lei. Sarà una sorpresa. Ci incontreremo tutti da Danny. Va bene. Cosa? Anch'io. Perché? Suonerai con noi, no? Devi incontrare gli altri. Ti mando l'indirizzo. Sì, signore. Tu, niente da dire? Strano. Ehi, Danny, sono tornato. Le vedi quelle? Cos'è successo qui? Forse stava ristrutturando e Henry ha preso in prestito il camion. Quell'idiota ha sempre amato improvvisare. Magari sono in casa. Prova a suonare. Proviamoci. Ok, continuiamo a cercare. Proviamo a seguire le tracce, vediamo dove ci portano. Questa non è la macchina? Kerry è arrivato prima di noi. Lo vedo. Minchia, che cazzo! Di testa, cazzo! Oh, cavolo. Danny! Suona fin troppo familiare. Ma cosa? Che ci fai tu qui? Ah, per fortuna sei qui. Questa è casa tua, davvero? Lo vedo che c'è stato un problema. La pagherai per questo, pezzo di merda. Sarebbe questa la sorpresa di Henry. A qualunque costo. Sì, evidentemente mi sono perso qualcosa. Forse allora mi dirai perché cazzo mi hai lasciato a morire per strada. E quindi le ha riempito la piscina di cemento. Henry è sempre stato emotivo. Che mi dici del concerto? Mi dici del concerto? Non ho ancora avuto modo di chiederlo a Danny, ma non promette bene. Lo vedo. Kerry peggiorerà solo le cose. Non sono affari miei. Forza, vai, vedrai che gli passerà subito. Non vuoi andarci a parlare tu? Mi sono pisciato addosso dalla gioia quando mi ha visto. Non scherzo, ti spacco quella cazzo di testa. Scusatemi, hai portato rinforzi? Nel caso ti fossi dimenticato, che cazzo sei venuto a fare qui? Mi manda Kerry. Per il concerto. Quale concerto? Perché non viene a parlarmene lui? Vorremmo riunire i samurai. Vogliamo riunire i samurai per un unico concerto. È per questo che voleva rimettere insieme la band? Che idea carina, ma non se ne parla. Non suonerò con questo pezzo di merda. L'avevo immaginato. No, non se ne parla. O lui o me. Scegli. Se Danny si impunta, siamo finiti. Come vanno le cose? Di merda, amico. Danny mi vuole fuori dal concerto. E noi eravamo già d'accordo su tutto. Che cosa, Kerry ti paga? Allora è questo il motivo. Non ci posso credere. Ehi, occhio con quella mazza, eh. Allora portalo via da me e levati dal mio cazzo di giardino. Non costringermi a scegliere. Oh. La decisione spetta a te, Johnny. La decisione spetta a te. Cazzo, mi fa incazzare che Danny controlli tutto e detti condizioni. D'altro canto, Henry ha la merda nel cervello, non ci si può fidare di lui. Grazie, davvero utile. Insomma, mi ha spiegato cosa scegliere, ma... non ne manca uno. Rinunceremo a uno dei due. Non è un problema. Possiamo prendere qualcun altro per il concerto, ma non sarà lo stesso. Questo è vero. Non sarà mai lo stesso, Kerry. È vero. Questo c'ha ragione. E se mi diceste la storia, se forse potrei decidere. Cos'è successo? Sei cieco! Quello mi ha riempito la piscina di cemento! Lo vedo! Si aveva un buon motivo. Davvero? Un motivo? Perché l'hai fatto? Che cazzo ti è saltato in mente con la piscina? Sapevi che Kerry voleva che Danny suonasse con noi. Volevo mettere in chiaro le cose. Magnifico, cazzo. Ottimo, quindi mi tocca una decisione, eh? Credo che sceglierò allora, Danny. O Harry o me. Scelgo uno te. Scelgo te. Ma se devo scegliere, suoniamo con Danny. Cazzo, Kerry! Scherziamo! È lei che ne sta facendo una tragedia, non io! Ascolta, ti procurerò. Sai che ti dico, Kerry? Vaffanculo! Per fortuna Silverhand non è qui a vedere tutto questo. Invece è qui, eh. Sparisci. Quella mazza d'oro, signora. Tutto a posto. Che mi dici di Nancy? Mi ha contattato. Organizzerà tutto e ci farà sapere. Ottimo.
Ci vediamo al concerto. Ehi! Oh! Cazzo, devo trovare qualcuno per ripulire tutto. Beh, questa me la prendo io se non ti dispiace. Aspettiamo la chiamata di Nancy. Bel casotto, detto sinceramente. Mi son fatto dare un passaggio da Kerry. Ma dai! L'ha investito! Vabbè che gli è passato addosso, però... Vediamo come guir... Kerry? Kerry, che fai? Kerry? Tutto bene? Allora, devo essere sincero. Probabilmente avessimo scelto l'altro... Magari sarebbe stato un concerto più di impatto, cioè una roba proprio con l'ex tossicodipendente incredibile che suona la roba incredibile. Però siccome è un concerto che deve avere un bel peso, voglio che non sia rovinato da un tossico. Che tra l'altro, fammi vedere la mazza d'oro che abbiamo appena preso. Eccola qua, e ovviamente è blu. Non è una katana, ma apparteneva ai samurai. E allora potenziamola. Perché i samurai avevano una mazza da baseball d'oro? Non mi faccio più domande, lo accetto così com'è. Vediamola. Carina. Proprio bellissima. È proprio oro. Cioè, nel senso, non è oro probabilmente vero, però wow. È il momento di lasciare giù tutta la roba inutile. La pistola di Johnny, per quanto mi piaccia, mi dispiace, ma la dobbiamo lasciare giù. La mazza da baseball d'oro in realtà non è male. Però la dobbiamo lasciare giù perché non è che abbiamo granché con gli attacchi, cioè con le armi corpo a corpo base. E mettiamo giù tutti i vestiti che non ci servono. Vediamo se la pistola di Johnny appare. Eccola qua. Lo sapevo che avrebbe avuto uno spazio personalizzato. Riposiamo un po' fino al concerto. Oh, il gatto ha miegolato. Ehi là, Nancy! Ehi, il concerto è organizzato. Stasera, al Red Dirt. Mi farò trovare lì. Non è che ha cambiato idea. No, no, affatto. In realtà è piuttosto carico. Non lo vedevo così dai tempi di Silverhand. Ottima cosa, allora, no? È dei nostri? No, non ci ho neanche provato. Non spreco il fiato per quello stronzo. Brava. Beh, allora ci vediamo stasera. Beh, a quanto pare... Non preoccuparti per la chitarra. Ho già tutta la strumentazione. Fantastico. A quanto pare nessuno si preoccupa di Henry. Per quanto mi sia dispiaciuto per lui, però... Aspetta, Kerry mi ha scritto. Non vedo, non vedo. E Johnny è gasato per il concerto, gasato più che mai, deve essere importante per lui perché altrimenti non mi costringerebbe a prendere questa stupida pseudododrina. Difficile da capire, lo sai com'è. Certo che è gasato. Beh, se vuoi saperlo, io sono stragasato, sarà Shrimra. Cazzo, devo solo ricordarmi di non spaccarmi troppo prima, le vecchie abitudini sono dure a morire. Ma dai, Kerry. Eccoci arrivati. Direi che è stato un parcheggio perfetto. Aspetta un attimo. Ah no, ho avuto un attimo. No, aspetta, il Red Dirt. No, non ci siamo mai stati. Mi sembrava uno di quei luoghi del ricordo, dei ricordi di Silverhand, ma no. Ehi là, come va? Eccovi, hey, ciao. Vi. Ciao. Vi. Ho qualcosa per te. La chitarra? Non so se lo sai, ma questa apparteneva a Silverhand. La mia chitarra! Nancy ci sa proprio fare. Dovremmo solo sussurrarle Mikoshi all'orecchio e sarebbe fatta. Posso farlo? Pronta per il concerto, pronta Danny? Pronta per il concerto? Mi sento strana. Come se fingessi di essere me stessa. E poi Johnny è andato. No. Non credevo che quel bastardo mi sarebbe mancato, ma è così. Fidati che è lì dietro di te. Grazie per averla trovata. Grazie per il concerto. Ti prego. Kerry non potrebbe neanche pulirsi il culo senza il mio aiuto. Silverhand è come lui, forse. Oh, peggio. Almeno Kerry faceva quello che gli dicevo. Ma dai! Guardalo lì. Dov'è Kerry? Dov'è Kerry? Dovrebbe arrivare a momenti. Mi ha detto che suoni molto bene. Lo spero proprio, perché non faremo nessuna prova. Ottimo, non ce ne sarà bisogno. Non ti preoccupare, suoneremo alla grande. Mi occuperei del rimpiazzo di Henry, piuttosto. Kerry ha chiamato Drowsin, dei Catwood. Lo conosco, l'ho visto suonare. Se è bravo, allora. È bravo. A me va bene. Non è male, non eccezionale.
L'incognita della serata sei tu. Prendi la pillola, ma sii discreto. Non ti preoccupare. Sì, di nuovo a vomitare sangue. Cerca di non dare nell'occhio. È la grande serata di Kelly. Oh. Ho l'impressione che Nancy creda che io non sia all'altezza. Beh, ha ragione. Vado un attimo a pisciare. Sei pronto a spaccare? No, sei tu che spacchi stasera. Divertiti. Glagate. Mi sa che le pillole stanno facendo un brutto effetto, Johnny. Le pillole stanno iniziando a farci un po' male, mi sa. Andiamo. Dammi un secondo. Oh no! Volevo solo cambiare il mio aspetto, volevo togliermi il cappello. Ehi, Kerry! Eccoti qui. Questo è Drowsy, dei Cutthroat. Ah, eccolo, ciao! Ehi, sono un fan, un grande fan. Anche tu, ho tutti i loro album. Cioè, non avrei rilassati, mai sognato. Rilassati, sulla tua stessa barca. Se vuoi parlare con una star, parla con me. E cerca di calmare quei tremiti. Sto tremando come lui. Se non peggio. Sono io e la folla? Stressa la folla oppure sono io? Vaffanculo. Anche tu mi sei mancato. Iniziamo il concerto, forza. D'accordo, andiamo. Scusatemi. Ragazzi, diamoci dentro. Poi c'è gente che ci guarda. Ma aspetta, uno? Questi due sono uguali. Questa qui era la tizia nel secondo episodio. Lì c'è un altro vestito uguale come quello lì. Vabbè dai, non sono queste cose importanti. Ascoltiamo il concerto. Scusatemi. Non voglio. Ma vai via. Non vuoi comprare niente. Vai via. Perché ce l'hanno tutti con me? Perché sei qui in prima fila. No, lasciamo fare Kerry. È la sua serata. Almeno le corna, dai, le possiamo fare. Mi piace sto concerto. Ammetto che il tizio che sostituiva Henry pensavo sarebbe stato il batterista. Non ci avevo pensato. Che stronzata. Che cosa? In realtà ero parecchio nervoso per il concerto. Ma dai, non l'avrei mai detto. Sentivo di dover dimostrare qualcosa a me stesso, a te. Non so che cazzo. Ma alla fine mi sono solo divertito.
tutto qui. L'importante era quello. Vuoi farne un altro? Vuoi farlo di nuovo? Ah. No. Va bene così. In tal caso, ecco. Prendila. Come souvenir. Non posso accettarla. Sei sicuro? Non suonerò senza di te. Non sarebbe lo stesso. So cosa cerchi di fare. Ma io continuerò a suonare. Ok, prendiamo la pillola. Vuoi sentire una nuova... Johnny? No, cacchio! Se n'è andato, vero? Forse dovevo aspettare. Sì, ma può ancora sentirti. Grazie. Ma... ora non sono dell'umore adatto per voci dall'oltretomba e tavoli che si muovono. Ehi! È la pistola con cui mi hai menato! Questa dovresti tenerla tu. Forse dovevo aspettare. Non avresti dovuto. Avresti dovuto, davvero. È la pistola con cui ho cercato di sparare a Johnny quando è entrato in casa mia. Sì, l'avevo notato. Con cui hai cercato di sparare a me. Già? E prima... se stesso, certo. Fico! Mi sento come se mi fosse risvegliato da 50 anni di sonno. A chi lo dici? Si torna al lavoro. Ciao, Kerry. Stammi bene, Vi. Mi farò sentire. Certo. Come ti senti? Non posso credere che quello stronzo di Kerry ti abbia lasciato così. Sembrava avesse fretta. Immagino che avesse fretta di andarsene. Probabilmente sta già scrivendo una nuova canzone. Ah, lo spero per lui. È quello che volevi. Farlo sentire meglio. Meglio, ma non così tanto. Così Gio, tanto meglio? Non mi lasciare di nuovo, non posso vivere senza di te. Diciamo che non mi sarebbe dispiaciuto. Spero che tu non abbia altre richieste. Spero che le ultime richieste siano finite. Non potrei reggerne altre. Quelle pillole mi stanno ammazzando. Inizio a rimpiangere di averti coinvolto in questo concerto. E io che pensavo di sentire un grazie, V. Hai detto che era importante per te questa cosa di Kerry. Lo era, ma non più importante di te. Oh. Kerry ha riavuto la sua vita, ma dovremmo preoccuparci di come riprenderci la tua. Vero, andiamo allora. Andiamo. È stato un bel concerto, dai. Oh, brutta storia. Queste pillole stanno iniziando a farti male.